Ciao ragazze, allora prima di tutto vi do un buon 2015 perché ormai è tantissimo tempo che non registro un video, né lo registro e né tantomeno pubblico un video da tantissimo tempo, ma per dei motivi molto semplici che poi vi spiegherò in un altro video. Diciamo che ho voluto registrare questo video anche se in maniera così improvvisa, infatti mi vedete così insomma per casa non particolarmente truccata. Perché è successa una cosa che a mio avviso è gravissima e per cui insomma ho ritenuto necessario fare questo video insieme ad altre ragazze insomma che hanno anche loro un canale qui su YouTube perché appunto sta succedendo una cosa secondo me molto grave e che mi ha fatto arrabbiare parecchio. Partiamo dall'inizio. Allora, voi sapete che io appunto ho un canale che comunque è piccolino perché è nato da poco, perché non lo sponsorizzo molto, perché registro pochi video, insomma, mai avrei immaginato che potesse essere rubato un video, insomma, dal mio canale. Cosa è successo? È che qualche giorno fa Silvia, una ragazza carinissima e che ringrazio veramente di cuore, mi ha contattata, sarebbe Silvia Makeup 77, mi ha contattata tramite la mia pagina Facebook, mi ha mandato un messaggio nel quale mi diceva che aveva notato che un mio video era stato pubblicato in un canale di un'altra ragazza. Mi ha segnalato appunto il video, io ho verificato insomma quanto lei mi aveva raccontato e ho visto che effettivamente questo mio video, che era un video haul Kiko Wycon, era stato inserito all'interno di questo canale di questa ragazza, supponiamo che sia una ragazza perché in realtà non lo sappiamo perché non si sa questa persona chi è. Ha messo appunto questo mio video all'interno insomma del suo canale dicendo che appunto vi dico la mia, ha cambiato il titolo, però in realtà il video è esattamente il mio. Non ha neanche avuto l'accortezza di togliere tutti i miei contatti insomma dal video. Che io mi sono subito, a parte meravigliata perché veramente non sapevo che si potesse fare questa cosa, cioè che potesse essere rubato un video, e ho subito fatto una segnalazione a YouTube, purtroppo però assolutamente senza alcun riscontro, nel senso che mi ha inviato un'email YouTube in inglese nella quale mi veniva detto che non potevano fare assolutamente niente perché secondo loro non era stata violata alcuna regola su YouTube. Il che questo non mi nascondo che mi ha fatto arrabbiare tantissimo il fatto che il mio video fosse stato rubato e che quindi la mia faccia fosse inserita all'interno di un canale di una persona che io non conosco, di cui non ho mai sentito parlare e che appunto utilizza la mia immagine, il mio nome e le mie parole come se fossero le sue. Questo mi ha fatto arrabbiare anche perché ho immaginato di avere. Voi sapete che chi mi segue sa che io pubblico sempre video, diciamo, dove sono solo io, appunto, il soggetto del video, nel senso che non faccio mai vedere mia figlia, la mia famiglia, i miei parenti. E meno male che io l'abbia fatta, altrimenti potrei trovarmi questo mio video. Quindi con le persone che io amo all'interno di canali di cui io non conosco l'esistenza, insomma, o meglio non conoscevo l'esistenza. Però più che farmi arrabbiare questa cosa del video, mi ha fatto veramente incavolare, ma veramente tanto, il fatto che YouTube non tuteli assolutamente né me né le altre ragazze, perché purtroppo io non sono stata l'unica ad avere subito insomma questo furto di video. Ma non tutela praticamente nessuno. Ora, vuoi che perché il canale è piccolino, vuoi perché le visualizzazioni sono basse, a me non interessa. Fatto sta che nel momento in cui io pubblico un video, mi aspetto quantomeno che questo video rimanga mio. A seguito di questa cosa che sta succedendo, sono stati fatti appunto dei video che hanno lo stesso titolo, insomma, del mio, quindi che si chiamano Tutte Unite contro le ladre di video. Dove tutte le persone, non solo chi ha subito il furto di video, ma anche altre YouTubers hanno deciso insomma di fare questo tipo di video per poter chiedere alle proprie iscritte di segnalare a YouTube questi canali, perché probabilmente una sola segnalazione non fa rumore, invece se forse tutte noi insomma riusciamo a fare questa segnalazione a YouTube, forse lui si attiverà a cancellare almeno i canali di queste ragazze. Questi video sono stati fatti appunto da a parte Silvia Makeup 77 che si era accorta di questi video di fur questi furto di video perché aveva notato che un video di una sua amica Raffi Makeup 77 era stato appunto rubato.
E quindi lei, insomma, ha dato un'occhiata a questo canale, ha riconosciuto anche me ed è stata appunto così gentile da segnalarmelo. So che altri video sono stati fatti anche da, appunto, come dicevo prima, da altri youtuber, ne cito giusto qualcuna perché ne stiamo diventando tante, però appunto Silvia Makeup 77, Raffi Makeup 76, Teresa Avon e 77 Piga. Sono state veramente carinissime, io ho iniziato a vedere loro, poi ripeto ce ne sono tanti altri che fortunatamente molte altre che stanno facendo questa tipologia di video. So che all'interno di, adesso vi dico anche quali sono questi canali se vi va di segnalarli e io vi prego di farlo. Ho letto all'interno di un commento sotto al video appunto di Raffi Makeup 76 che c'è stata una ragazza che aveva suggerito di eliminare la spunta all'interno delle impostazioni di ogni, diciamo, di ogni video, dove appunto dice consenti incorporamento. Lei suggeriva appunto di eliminare questa spunta che dava appunto il permesso, probabilmente, diciamo, detta così, alle persone di poter prendere il video di un'altra persona. Io non so se in realtà è questo cioè quello che fa sì che possa essere rubato il video. Fatto sta che, ad esempio, nel mio caso, poi vi prego di correggermi se sbaglio perché non ne sono certa, io non posso eliminare la spunta del consenti incorporamento, io ce l'ho soprattutto al video di questo qui che mi è stato rubato, non posso toglierla questa spunta perché io, avendo un mio blog personale e il canale e tanti altri social, ma in particolare tra un po' ci sarà appunto una novità ed è per questo che io non sto registrando più tanti video e continuo e me ne scuso veramente tanto, dove ho necessità di poter prendere l'URL del mio video e incorporarlo appunto diciamo, in un altro posto. Senza fare questo non potrei pubblicare il mio video a nessun'altra parte. Per cui, insomma, se questo è il motivo, io non solo ringrazio questa ragazza di cui purtroppo non ricordo il nome e non l'ho segnato, però effettivamente io ho notato di avere questa spunta insomma, a questo consenti incorporamento, però d'altro canto io sono vincolata da non toglierla proprio perché mi serve poter prendere i miei video. Quindi in realtà ditemi anche voi se secondo voi potrebbe essere questo il motivo o non so quale altro motivo, però vi prego di segnalare veramente come stiamo facendo ormai tutte quante. Il canale di questa ragazza, perché purtroppo il mio video è stato rubato diciamo, dal canale che si chiama Safa Oma, ma al momento io ne conosco altre due, uno è Nohi Lalo e l'altro ho letto sempre sul profilo Instagram di Silvia Makeup 77 che una ragazza le aveva segnalato che aveva notato che anche un altro canale che si chiama Emelda Curtin appunto stava rubando i video insomma di non solo di youtuber un po' più insomma piccoline che hanno canali con pochi iscritti ma anche di youtuber un po' più diciamo più grandi nel senso che hanno un canale con più iscritte per cui io vi prego di segnalare questa cosa. Come si fa a segnalare? Molto semplice. Sul canale di queste persone si va in alto a destra c'è proprio la possibilità dove se non ricordo male dove c'è i tre puntini praticamente segnala e là dà la possibilità di dire perché vuoi segnalare questo video, cosa è successo. Io personalmente ho fatto due tipi di segnalazione, la prima furto di identità e il secondo ho fatto perché veniva utilizzata la mia immagine senza che io avessi dato il permesso. Ripeto, a me io non sono stata ascoltata ed è questo che veramente mi fa incavolare, anche perché io non capisco che gusto c'è da parte di queste persone, insomma, che hanno fatto questa cosa, rubare video di altre persone per metterle in un canale proprio, cioè nel senso che dov'è il gusto di aprire un canale e mettere video di altre persone? Io personalmente ho aperto il canale perché mi andava di condividere le mie passioni, da lì poi è nata tutta un'idea diversa, insomma, di gestire anche quello che è il mio lavoro, non tramite il canale, nel senso che lo utilizzo per aiutare e per farvi conoscere i prodotti che probabilmente non conoscete, ma fondamentalmente è nato perché comunque mi andava di condividere con voi le mie passioni, di imparare anche con voi determinate cose. Non capisco veramente il senso di queste persone nell'aprire un canale e rubare video. Fatto sta che l'hanno fatto, YouTube gliel'ha permesso ed è questo che mi fa veramente, veramente arrabbiare tanto. Per cui vi chiedo cortesemente, chi guarda il video, magari di condividerlo, questa volta non perché si parli di prodotti make-up o quello, ma per tutelare i nostri canali. E
appunto di condividere il video mio, ma anche di tutte le altre YouTuber che hanno fatto questa tipologia di video, di fare anche voi, magari voi che avete anche voi un canale, ma anche se non siete state toccate in prima persona, perché tante delle persone che ho nominato prima non hanno subito il furto di idee, diciamo, di video, però hanno abbracciato, diciamo così, questa iniziativa di fare questa tipologia di video, proprio per essere tutte unite contro appunto queste ladre di video. Per cui vi prego di segnalare il più possibile questi canali, che comunque vi metto all'interno dell'info box in modo che possiate sapere quali sono, e di segnalarlo appunto il più possibile, di far girare il più possibile questi nostri video per far capire e far conoscere a tutti quelli di YouTube cosa sta succedendo, e anche per appunto cercare di farlo, di far diventare questa iniziativa un po' più ampia, in modo da permettere a tutti di fare appunto questa tipologia di video. Io vi prego, ragazze, se vi accorgete che qualche mio video non è sul canale Mondo Cosmetic, che è il mio, di avvisarmi, proprio come ha fatto gentilmente Silvia, perché lo trovo molto sgradevole, insomma, trovare la mia immagine in un canale che non sia il mio. Io ovviamente provvederò a segnalare a YouTube tutti i video che io so che non sono di questa persona, e di avvisare qualora mi accorga che ci siano, insomma, persone che hanno subito questo furto, insomma, di video. Niente, ragazze, io vi ringrazio per aver ascoltato questo video, per averlo visto, e vi do appuntamento ai prossimi video, che sicuramente saranno completamente differenti. Vi parlerò di tantissime novità, riprenderò un po' i video che comunque ho dovuto per un po' mettere da parte. E niente, vi abbraccio veramente di cuore e vi prego, ragazze, aiutateci a tutelare i nostri canali e a far chiudere soprattutto i canali di queste ragazze, noi pensiamo siano ragazze, che non hanno neanche il coraggio di mettere la loro faccia in neanche un video. Per cui, insomma, a mio avviso sono delle persone che non so neanche come definirle. Niente, ragazzi, io vi ringrazio, vi mando un bacio grande e vi abbraccio forte. Ciao, ragazze.